Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e ben arrivati a quel che passa il convento. Siamo pronti per una nuovissima puntata insieme al nostro Don Domenico. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Don Domenico e buongiorno a quei due birbanti lì, i nostri assaggiatori, Carlo Conti e Anna Maria Olivieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Già pronti lì con le forchette in mano per assaggiare e come il solito iniziamo dalla ricetta monastica di Don Domenico, una ricetta addirittura, Don Domenico, se non erro, dell'antica abbazia. Un antipasto dell'antica abbazia. Così si chiama, sì. Antipasto dell'antica abbazia. Già il nome è tutto un programma, è ridondante, bellissimo anche il nome. Vedo che avete delle patate lesse. Già lesse. Bene, sì. Le avete schiacciate, quindi lessate e schiacciate. Poi possiamo continuare? Sì. Certo, che cosa allora, si deve aggiungiamo fare? Aggiungiamo due tuorli. Due tuorli, ecco, sì. Facciamo uno per uno. Sì. Questo è un antipasto, insomma, antico, perché immagino, Don Domenico, che prima ci si cibava soltanto con cose semplici, patate, uova, no? Sì, come ecco, diciamo dico, sempre. Siccome oggi, diciamo, i nostri pranzi sono molto ricchi, sì, no? Abbiamo chiamato questo antipasto, ma in realtà potrebbe essere anche, diciamo, un pasto. Come no? Una cena completa, benissimo. Certo. Allora, quindi aggiungiamo i due tuorli, poi cosa aggiungo? Il burro. Il burro fuso. Quindi questo era già fuso, si è un po'. Sì. Ecco. Bene. Un po' di sale? Ecco, un pochettino di sale. Invece di fare le solite patate lesse, guardate questa ricetta com'è sfiziosa. Don Domenico, crepi l'avarizia, come si dice? Come si dice, vero? Sì. Aggiungiamo ingredienti. Sì, sì. Facciamo vedere i nostri amici a casa. Sì. Ecco, dammi tutti gli ingredienti. Ci sono tutti. Ecco, non ti fare prendere dall'avarizia. No, no, no. Vi do tutto. Perché nel mangiare, ricordi, tutto quello che ci metti lo ritrovi. È vero. Se sei avara, poi ecco, la ricetta non sarà completa. Allora, certo. Faccio io. Come diceva San Benedetto, non vi lasciate prendere dall'avarizia. Ormai la regola di San Benedetto la conosco anch'io, Don Domenico. Però bisogna anche saperla interpretare, certo. No? Perché se tu dici a un monaco non ti fare prendere dall'avarizia, uno potrebbe dire ma io non è che dispongo di venire nel monastero, certo. È il superiore. Ma farsi prendere l'avarizia può significare anche sii generoso con il Signore. Certo. Ecco, vai in chiesa in tempo, no? Ecco, ci sono tanti significati nell'avarizia. Ecco. Allora, come vedete, Don Domenico sta facendo dei mucchiettini di patate che ha lavorato con il burro e i tuorli. E io ci sto facendo tipo dei devi, buchetti, devi va schiacciare, bene? Fare un buchino dentro. Ecco, tipo dei nidi, insomma. Sì, che poi lo riempiremo. Sì, lo riempiamo. Ma che buona questa ricetta, voi l'avete provata? Certamente. Non si può venire qui a qualche passo il convento. Le provate prima con i vostri confratelli, immagino. Ecco. Allora, un altro buchetto e a questo punto, Don, riempiamo con la passata di pomodoro. Sì. Sono sempre le ricette di Don Domenico che noi diamo senza pesare ingredienti, facciamo tutto a occhio, come fate voi, signore belle a casa, che siete abituate a non usare la bilancia. Anzi, ricordiamo sempre di mandare la clip. Quindi il video di una ricetta girata, ormai Don Domenico lo sa a memoria, il cellulare, Don Domenico, come deve essere? Rettangolare. Quindi in orizzontale, mi raccomando, una bella clip di una vostra ricetta e poi le manderemo in onda. Sì, anche sì. Oggi lo faremo, quindi non vi perdete la puntata, perché chissà chi andrà in onda. Allora, cosa faccio? Aggiungo la mozzarella. Bella, mozzarella. Ma che ricetta non essere avara, mettene di più. Metto, abbondo. La mozzarella ci sta bene. Abbondiamo. Ecco qui.
Vado? Sì. E poi che cosa? Un po' di origano vedo qui? Un po' di origano, ecco, sì. Mettete l'origano, voi. Ecco, a chi piace, perché l'origano è una spezia un po' forte, no? Sì. E qualcuno a magari, me piace. A me piace tanto, sì. Io la metto un po' dappertutto. I pomodori senza origano non sono pomodori. Adesso inforniamo che temperature e per quanto tempo? Allora, a 200 gradi per 10 minuti. 10 minuti, un quarto Vabbè, d'ora, un quarto questi d'ora. Sono pronti. In forno, donna? Bravissima. Ecco. E a questo punto, Don Domenico, sento che in questa cucina inizia un'allegria strepitosa, così come strepitose sono le ricette che ci presenta Vittoria Alimenti. Ben arrivata, Vittoria. Vittoria Alimenti da Roma, che è insomma una ragazza molto frizzante, una mamma soprattutto, ma anche una grande appassionata di ricette. E quindi oggi iniziamo subito con una sua ricetta, non vi diciamo ancora di che si tratta, ma prendo solo un ingrediente, Vittoria. Perfetto. Che è l'ingrediente principale della prima ricetta, perché sapete che ne facciamo tante di ricette. Cavolfiori. Cavolfiore. Già lessati. Perfetto. Che ci dobbiamo fare? Dobbiamo tagliarli a cubotti più piccolini. Allora, Don Domenico, prendo un tagliere, coltelli, le verdure sono le vostre e vai con i cavolfiori. Ci vediamo qui tra pochissimi minuti. E ancora buongiorno e bentornati a Quel che passa il convento. Stiamo cucinando con Vittoria Alimenti, che viene da Roma, ma anche ha delle origini un po' pugliesi, Don Domenico, sì, certo. Grazie a sua mamma Nunzia, Nunzia, giusto? E Vittoria ci sta regalando una ricetta, che ancora non sappiamo qual è, sappiamo solo che ci sono dei cavolfiori. Don Domenico quindi ha preso dei cavolfiori già lessati e li sta tagliando a pezzetti piccolini. Che cosa ci faremo con questa ricetta, Vittoria? Dei cubotti di frittata di cavolfiore. Ecco, quindi mi raccomando, occhi aperti, prendete carta e penna, vi do subito gli ingredienti. Occorrono 6 uova, 200 g di cavolfiore lesso, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 spicchio d'aglio, dell'olio extravergine d'oliva, sale e pepe, formaggio filante e pomodori ciliegino. Andiamo ai fornelli? Ai fornelli. Ai fornelli. Un goccino. Ci siamo, donna? Sì. Donne, non si vuole mai separare dalle sue verdure. È vero. Avete sempre un po', siete sempre un po' reticente quando vi dico su, portiamo le verdure qui che le dobbiamo cuocere. Ecco, ma se sono nelle mani di persone così in gamba, Don Domenico, dovete essere contento. Allora, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio. Ci pensa lei, grazie. Sì, con un coltello. Intanto raccontaci qualcosa di te, Vittoria, perché tu sei una mamma a tempo pieno. Sì. Sei quella che possiamo definire una casalinga felice. Perfetto. Oh, Don Domenico, da quanto tempo non sentivamo dire ad una donna queste parole? Sono una casalinga felice. Felice. Sì. Raccontaci. Lavoravo finché è nato il mio primo figlio e poi ho preso la decisione di dedicarmi a loro tempo pieno, senza rimorsi. Mi sono cresciuti bene e sono due ragazzi splendidi. Mio marito anche lo amo tantissimo e niente, così. Che bello. Don Domenico, una vera famiglia felice. Sì, ma quello che a me piace tanto è aver sentito che è una casalinga felice. Sì. No? È importante. Ecco, l'ho fatto, ho tolto il cuore perché... Ah, bravo, se no dà fastidio. Ecco qui. Perfetto. Perché oggi, diciamo, le casalinghe si sentono umiliate a fare questo lavoro, no? Perché non è retributivo. Certo. E quindi lavorano tanto e alla fine non si vedono realizzate. Invece
Invece è una non grande, è così. È una missione. È una scelta quella, di vita che uno deve, bravissimo, è una sì, scelta sì. di vita che uno deve fare. Io facendo l'ho fatta dei sacrifici, certo, perché lavora perché soltanto mio marito. Io ho due ragazzi che vanno all'università, quindi ci sono davvero molti sacrifici da fare, però nel compenso sono soddisfatta perché riesco nella mia vita a organizzare le cose e quindi... Niente. Poi comunque il tuo tempo libero per te ce l'hai, hai sì, il tuo sì, blog sì, sì. che si chiama... Trennette Pennette, un QB di fantasia. Quindi insomma si dedica alla cucina, si dedica alle amiche, si dedica a tantissime cose. E poi quando finisce il lavoro con il blog c'è l'orto, Vittoria, e poi sempre... Ecco, trovare un certo. po' di tempo per coltivare i cavolfiori, per esempio. No? Certo, anche, sul che balcone, fanno benissimo. Sul balcone. Sul balcone. Sì, nei vasi oggi, diciamo, si coltiva tanto. Sì, sì. Allora, quindi aggiungiamo il cavolfiore, crepi l'avarizia, vero Don Domenico? Come oggi certo. abbiamo detto che ci ha insegnato la regola di San Benedetto. A proposito di crepi l'avarizia... Vedo che noi siamo sempre molto generosi con gli assaggiatori. No. Veramente, guarda. No. Qui è arrivata una ciotolina piccolina con un ciuffettino di patate. Io non riesco a assaggiarlo perché poi questo lo mangia tutto Carlo, perché non è che... Proprio una cosa piccola, striminzita. Quindi secondo me un pochino di avarizia. Don Domenico, come mai oggi ci siamo fatti prendere dall'avarizia? Avete contravvenuto le regole di San Benedetto, perché proprio qui è più grande il cucchiaio che quello che c'è dentro. Quindi, Don Domenico, oggi gliel'abbiamo fatta questi due, eh? Possiamo anche chiudere? Pronto? Sì, sì, giusto per allora dare una saltata quindi leggera. Da parte. Perfetto. Chiudiamo il fornello e ci torniamo dedichiamo. Qua perché a questo punto dobbiamo preparare le uova, la frittata proprio. Benissimo. Quindi ti do una ciotola. Ok. Ci dobbiamo aprire sei uova. Ecco qua. Mi aiuta anche Don Domenico. Quindi si tratta proprio insomma di una frittata che poi alla fine non apparirà come una frittata. Quindi no. non vi dico niente di più, niente di più. Non vi voglio rovinare le sorprese. Mentre loro rompono le uova vi voglio però far vedere qualcosa di questa fantastica famiglia. Allora, cominciamo da tuo marito. Come si chiama tuo marito? Roberto. Roberto, guardate che belli che sono. Che bella coppia consolidata. E poi i tuoi magnifici figli. Qui siete, addirittura c'è una corona d'alloro sulla testa sì. di tuo figlio. Raccontaci un po'. Si è laureato il 19 ottobre. Come si chiama tuo figlio? Mirko. In che si è laureato? In economia. Hai capito, Don Domenico, sì. questi giovani di oggi? Quindi i sacrifici dei genitori non sono stati vani, eh? No, no. Sono molto soddisfatta. È un ragazzo, uno studente in gamba. Senza problemi, studia, gli piace studiare e niente, siamo Bene. Molto felici, appagati come genitori. Bene. Un cucchiaio per favore. Don Domenico, si vede quando le famiglie si basano su principi e valori solidi. Eh sì, e i figli naturalmente apprendono molto dai propri genitori. Se i suoi figli, ecco, non hanno perso tempo, si sono laureati ecco, negli anni che erano previsti, vuol dire che non sì, hanno sì. perso tempo, i genitori gli sono stati sempre a fianco, anche se naturalmente hanno avuto pure loro i momenti di svago, certo, no? perché certo. anche chi studia non può stare sempre sui libri, però è importante certo. che hanno seguito i genitori che li hanno sempre consigliati nella vita. L'impasto è pronto, pronto. Quindi andiamo a prendere i cavolfiori. E li aggiungiamo all'impasto di uova. Perfetto. Mettiamo dentro. Senti, a chi non piacciono i cavolfiori può sostituirli? Qualsiasi tipo di verdura, ho detto zucchine, broccoletti, funghi. Sì. Qualsiasi tipo di verdura va benissimo. Ma sono contenta che abbiamo fatto i cavolfiori perché alla fine i cavolfiori non si cucinano mai. Sembra sempre un po' no, Don Domenico, verdura... Sì, un po' di secondo piano, no? Invece non solo è buonissimo, ma fa anche molto non bene. Non devono mai mancare no, ecco, i cavolfiori. Non soltanto i cavolfiori, no, ma tutti gli ortaggi della famiglia delle brassicacee, questa fa parte delle brassicacee, o delle crucifere, no? Che fanno molto bene alla salute.
È vero, sono, diteci qualcosa sono, di più sui ecco, cavolfiori. Sono ricchi di vitamine, di sali minerali. Ecco, e poi fanno bene perché hanno per esempio la vitamina K, no? La vitamina K che serve per la coagulazione del sangue. E poi un'altra cosa, hanno la vitamina U pure, no? Noi non parliamo mai della vitamina U, però è importante per la mucosa intestinale questa vitamina. Però purtroppo queste brassicaci in generale, cavoli, cavolfiori, quando si cucinano perde questa vitamina. Allora per non perderla bisogna mangiarle crude, per esempio il cavolo crudo che è buonissimo, no? No, no, io lo mangio anche zucchine crude. Sì, anche le zucchine crude. Nell'insalata, sì. Sì, quelle passate con l'olio e il limone, le fai marinare? Sì. Ecco, adesso facciamo scaldare di nuovo l'olio nella padella dove avevamo soffritto un po' i cavolfiori e ci aggiungiamo il composto di uova e cavolfiori. E lasciamo un po' andare. E allora, mentre aspettiamo che la frittata si rassodi un pochino, vediamo un po' oggi chi ha cucinato per noi. Con questa famosa clip, Don Domenico, di cui parliamo sempre. Vediamo chi ci regala una ricetta. Buongiorno, sono Luisa Russo e sono di Vico Equense, provincia di Napoli. Oggi vi preparo peperoni alla piedigrotta. Ho arrostito prima i peperoni, li ho spellati e ho preparato un impasto con la mollica di pane ammollata e poi fritta in padella con olio e aglio. Ci ho aggiunto olive, capperi, melanzane fritte, fior di latte, uova e parmigiano. E adesso prepariamo gli involtini. Li passiamo un po' nel pangrattato, li mettiamo nella teglia con olio, altri due capperi e olive. Sono pronti per andare in forno a 200 gradi per una mezz'oretta. Ciao Don Domenico, buona giornata! Ma che brava questa bella signora Luisa da Vico Equense! E che buoni questi peperoni, vero Don Domenico? Buonissimi! I peperoni poi fatti dai napoletani, insomma, sono tutta un'altra cosa. Che dici? La possiamo frittata? La possiamo frittare? Che dobbiamo farla volare? No. Don Domenico, ci pensate voi? Carlo, vieni a darci una mano. Sì. Carlo, corri il nostro aiuto, vienici a sostenere. Arrivo. Allora, che dici? Benissimo, sì, proviamo questo. Proviamo. Oddio. Ma oddio paura, no, con questa Carlo. Ci provo? No. Dici? No. Non ce la fa. No. Oddio. No. Bella. Voilà. Bravo Carlo. Bravissimo. Bravo Carlo. Il nostro ufficiale giratore di frittate. Ufficialmente giratore di frittate di quel che passa il convento. Abbiamo parlato di tuo figlio Mirko che si è appena laureato, ma vogliamo dire qualcosa di quella bellissima ragazza che è tua figlia ventenne? Come si chiama? Ilaria. Guardate che bella questa foto di mamma e figlia, come sono complici e come siete uguali, stesso colore di capelli. Sì. Anche gli occhi azzurri. No, sono io. Lei ce l'ha marroni. È bellissima, scura. Però insomma come te. Grazie. E lei che cosa fa? Lei studia lingue e civiltà orientali. Hai capito, quindi cinese. Che dici, ci siamo? Sì. Proviamo quindi a girarla, altrimenti chiediamo sempre l'aiuto di Carlo. Vai, ce la facciamo? Voilà. Ok. Perfetto. Carlo, il tuo influsso positivo ha portato bene alla frittata. Allora, la frittata ovviamente non finisce qua. No. Ti do un coltello. Perfetto. E prendo una pirofila. Ok. Facci vedere che cosa fai. Praticamente taglio la frittata in tante piccole righette, taglio così, la divido a metà. Sì. Più pezzi e poi praticamente creo dei piccoli quadratini. E prendete cubotto per cubotto e lo mettete in una pirofila, in una teglia. Perfetto. Ecco. Sai che deve essere veramente buonissima?
No, è buonissima, poi con il formaggio sopra. Mm. Veramente un modo nuovo, Don Domenico, per cucinare le vostre verdure. Che ne pensate? Io penso che sia proprio veramente buona, un nuovo metodo. Vero? Si possono adoperare molte verdure, molto tipo di verdure. Poi anche... i cavolfiori non li facciamo mai. Io volevo anche dire che il cavolfiore così lo aiutiamo un po', perché magari così a chi non bianco... piace invece... A chi non piace, infatti. Così piace sicuramente. Prendiamo del formaggio che ripieghiamo. Ecco. Mettiamo sopra così. Sì. Mettiamo il formaggio filante sui sopra. Cubotti di frittata. Sì. E poi inforniamo un pochino. Sì. A che temperatura? Ma a 180 gradi sempre per pochi una decina minuti, di minuti. Sì, possiamo anche azionare solo la funzione grill perché per dal momento sciogliere bravissimo, il formaggio. Il tempo che si scioglie il formaggio. E la ricetta non è ancora finita qua, quindi ci sono ancora dei passaggi da fare. Don Domenico, inforniamo e diciamo ai nostri amici che ci vediamo qui tra pochissimi minuti con ancora tantissime sorprese. Ed eccoci qua, abbiamo sfornato i nostri cubotti di cavolfiore, li abbiamo chiamati così, sì, vero Vittoria? Sì. Vi ricordiamo che stiamo cucinando con Vittoria Alimenti da Roma che ci ha preparato questa deliziosa ricetta di quelle proprio così da mangiare velocemente, magari durante una cena. Allora, abbiamo quindi messo la frittata di cavolfiori tagliata a cubotti con il formaggio sopra da squagliare in forno. E basta. Bene. Poi prendiamo, che sono un pochino ancora caldi, li mettiamo sul piatto. Sì. Si sente un profumino che non immaginate. Non il solito odore di cavolfiori, è molto, no, molto gustoso. Per i bambini è favolosa perché praticamente l'uovo confonde il sapore del cavolfiore. Certo, insieme e anche formaggio. Il formaggio. Perfetto. Quindi tu in questo modo, quando erano piccoli i tuoi figli, riuscivi a fargli mangiare sì, le verdure? Onestamente sì. Allora, e adesso c'è l'ultima chicca finale. Allora, prendiamo il ciliegino, mi aiuta anche lei. E lo infilziamo così. I tuoi figli mangiano le verdure, Vittoria? Sì. Fortunatamente sì. Li hai abituati fin da piccoli? Sì, fin da piccoli mangiano tutto. E senza problemi, quindi a e casa... con una mamma che cucina così bene è mica una fortuna da tutti. Ecco qua, mettiamo poi li possiamo l'ultimo. Guardare con qualche fogliolina di menta, basilico. Certo. Quindi li potete poi presentare come volete, guardate che belli, me li tengo gelosamente da parte, assaggiatori, perché adesso dobbiamo subito iniziare a preparare la ricetta dolce. Sì. Ed è una ricetta strepitosa. Che cosa facciamo? Una torta rovesciata all'arancia in 5 minuti. Vi dico subito quali sono gli ingredienti per prepararla. Occorrono 300 g di farina per dolci, 3 uova, 180 g di zucchero, 100 ml di succo d'arancia e polpa, 75 g di yogurt greco, 100 ml di olio di semi, lievito per dolci, sale, 30 g di burro, 5 cucchiai di zucchero semolato, 2 arance. Don Domenico, spremete il succo dell'arancia con tutta la polpa, dovete, abbiamo detto, ottenere 100 ml di succo. E diteci, Don Domenico, perché fa bene mangiare le arance? Quindi, soprattutto, insomma, quando arrivano i primi raffreddori, i primi freddi. Sì, perché hanno molta vitamina C, non soltanto le arance, ma tante altre frutta, come il kiwi, per esempio. E sono molto indicati soprattutto quando arrivano diciamo i primi freddi, no? Perché bisogna sempre pensare alla prevenzione, perché certo, quando ormai abbiamo preso un acciacco è difficile poi, no? Pensare che le arance risolvere, fanno i miracoli, no? Certo. Quindi ecco, bisogna fare un periodo di prevenzione soprattutto, quindi assumere sempre un po' la vitamina e soprattutto nel periodo invernale noi ricorriamo subito agli agrumi che fanno molto bene. Bene, e le vitamine poi sono quelle che aiutano molto la nostra salute. Giusto. Vediamo intanto
vediamo se abbiamo registrato meno. Aggiungiamo anche la polpa. Perfetto. Ci siamo. Me la metto qui la polpa, Vittoria? Sì. Perché Vittoria, essendo insomma una abituata a non sprecare nulla, veramente non spreco nulla. Mentre quella tanti la buttano, io la uso per la fare... La usi. È così, ok. Benissimo. Allora. Allora, prendete poi due ciotole. Perfetto. Da una parte mettiamo gli ingredienti secchi e dall'altra parte monto le uova con lo yogurt allora, e l'olio. Facciamo quindi una cosa per volta. Mettiamo gli ingredienti secchi. Per cui 300 grammi di farina. Ecco. Poi lo zucchero. Lo zucchero 180 grammi. E poi... Una bustina di lievito. E una bustina di lievito. Perfetto. Do Mescoliamo. Una mescolata. Sì. Benissimo. Ecco qui. Perfetto. Invece allora tu vai con gli ingredienti liquidi. Quindi mettiamo... Prendo le uova. Tre uova. Le metto all'interno. Uno. Questa è una torta che ti sei inventata? Sì. Quindi no, mi piacciono le ricette quando sono inventate, perché vuol dire che non le trovate da nessuna parte. Quindi no. Se vi perdete la puntata vi siete persi sì. Un dolce strepitoso. Montiamo un pochino le uova da sole per romperle. Certo. Aggiungiamo un pizzico di sale. Pizzichino di sale. Ecco. Perfetto. Qui. Aggiungiamo lo yogurt greco. Quindi lo yogurt è greco. Aspetta, tu lo utilizzi molto, lo yogurt. Sì. Fa bene, e praticamente poi al naturale è ancora meglio. E poi ammorbidisce, dà anche sì. Un... Poi anche questa, avendo certo. Invece del burro l'olio, rimane sempre un dolce comunque leggero che... Possono mangiare tutti. Perfetto. Quindi aggiungiamo anche l'olio, 100 ml di olio di semi sì. E abbiamo messo 75 grammi di yogurt greco. Io vi ripeto sempre gli ingredienti se non avete fatto in tempo a scrivere, ma poi non vi preoccupate perché trovate anche le nostre ricette su Facebook, su tutti i social, sul nostro sito web di TV2000. Sì. Ecco, abbiamo incorporato anche l'olio. E ecco. Poi aggiungiamo il succo d'arancia. E il succo di arancia che ha fatto il nostro Don Domenico. Perfetto. Dobbiamo dare una... E poi aggiungiamo gli ingredienti poi secchi. Aggiungiamo questa, il composto, agli ingredienti Benissimo. Secchi. E montiamo tutto con la frusta. E a quel punto andiamo con le fruste. Ok. Bene. Versiamo tutto a pioggia. Che profumo di arance che si sente, insomma, questo dolce fa bene, è un dolce che potete mangiare perché fa bene. Che dici, allora, sbattiamo con le fruste? Sì, e allora, mentre quindi otteniamo un composto liscio e omogeneo, andiamo a vedere insieme dove è andata oggi la nostra Fabiola. Eccomi, oggi sono in un laboratorio di cucina ed è quello, è Golinos, ed è quello dello chef Andrea Golino. Ma vediamo che cosa sta preparando, perché lui è ai fornelli. Che cosa stai cucinando? Un riso al salto. E quindi lo facciamo saltare? Lo facciamo saltare, guarda. Proviamoci? Proviamoci. No, vediamo a che punto sei della cottura. Pronto. Perfetto, allora avviciniamoci. Guarda. Come lo hai fatto questo? Io qui vedo un coppapasta con cui hai creato la forma, giusto? Esattamente, ho creato la forma perché con l'avanzo, questa è una cucina di recupero, no? Il riso al salto è un classico riciclo del risotto alla zafferano del giorno prima e in genere quando fai il risotto alla zafferano però non avanza perché è buono, quindi... Però quando avanza sappiamo che cosa possiamo provare a farci. Esattamente, allora viene steso in una teglia e con il coppapasta si fanno questi tondi che si saltano in padella e poi viene... Con un fiocco di burro? Un pochino di burro, giusto per non farlo attaccare e per fargli fare questa crosticina. Allora, io ti faccio vedere come l'ho pensato e l'ho pensato così. Io vedo qui che hai preparato dei gamberi e questa mi dici che cos'è? Questa è una bisque di gamberi, quindi un fumetto di crostacei molto intenso, quindi ne bastano poche gocce. E poi per dare una sensazione di freschezza e croccantezza anche gamberi di puntarelle tagliati. Piccoli piccoli, esatto. Perfetto, a questo punto impiattiamo. Il riso lo mettiamo al centro del piatto. Prendiamo
Un po' questo gambero è tagliato a rondelle e marinato con olio e limone. Non è proprio crudo, ma non è neanche cotto, quindi una via di mezzo, insomma, è marinato. Comunque è una forma. Si sente anche il sapore, il profumo del gambero. Poi ci prendiamo proprio qualche goccia di... con un contagocce, quindi ci dobbiamo munire veramente di veramente molto uno strumento intenso. Andiamo a mettere la bisque su poche gocce sopra i gamberi e poi finiamo con un pochino di insalatina, diciamo. Di questa l'hai condita con? Olio e sale. Basta, solo olio e sale. Proprio olio e sale. È molto semplice, però carino, d'effetto. Adesso assaggio con la mia forchetta. Vi saluto prima e vi auguro buona giornata e buon proseguimento. Ciao! Okay. Ecco qui, buone come al solito le ricette dei nostri chef e proseguiamo con la torta all'arancia. Quindi l'impasto è pronto. Ora dobbiamo fare il caramello. Caramello, quindi perfetto. Allora guardate questo passaggio molto importante. Prendete un tegamino. A questo punto che cosa aggiungiamo? Aggiungiamo un po' di burro. Quindi il burro, sì, ecco, lo zucchero, che sono 4 cucchiai? Sì, 4 cucchiai di zucchero. Uno, e un po' di acqua. 2, 3 e 4. Bene. Mettiamo qui. E un filino di acqua. Un filino d'acqua. Ok. E dobbiamo fare un caramello che deve essere dorato... poco insomma, non deve essere particolarmente scuro. Dorato, perché adesso vedrete insomma che cosa andremo a fare con questo caramello. Allora, signori assaggiatori, Anna Maria la vedo proprio intenta a suon di forchetta sul cubotto di cavolfiore. Com'è questo? Buono, solo che ci sento un pochino d'aglio, forse una puntina in più di aglio, un pochino troppo. Che mi non sa so. Che Don Domenico ha esagerato l'aglio. Lo dovevamo togliere. L'ha messo tritato. Però fa bene l'aglio. Ma veramente, sul tagliere, l'aglio taglia. Non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è l'aglio. Se la tagli, è uno sbaglio. Don Domenico, ma quante me ne dicono! E Don Domenico pure è uno che non spreca nulla, per cui per lui l'aglio non si toglie ma si mangia, perché si mette a pezzetti. Io non so, Carlo, cosa hai detto, il taglio del taglio, della tovaglia, del taglio dell'aglio, ma forse io ho fatto uno sbaglio, non lo so. Boh. Si capisce da solo. Sì, no, sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è l'aglio, te la taglia, è uno sbaglio. Ma uno scioglilingue è troppo carino. Le sa tutte lui. Ecco, lo facciamo caramellare appena appena, perché poi andrà cotto in forno. E Vittoria ci dice che poi altrimenti prenderebbe un colore troppo brunito. Almeno no? A me non piace quando è troppo scuro. Ecco. Perfetto. Allora, portiamo il caramello di qua. Io prendo una teglia. Aspetta, rivestita di carta forno. Ok, perfetto. Aggiungiamo il caramello. Ecco, guardate i passaggi. Allora, si aggiunge il caramello come base della torta. Ti serve un cucchiaio per appiattire? No, uso anche questo, va benissimo uguale. Bene. Così. Bene. Poi... mettiamo le arance. Le fette di arancia, quindi tagliate sottili. Sì, molto simile. Ecco. E poi una volta sopra fatto questo, mettiamo tutto l'impasto. L'impasto. Ma che ricetta strepitosa, bella, vedrete che sarà molto bella anche da vedere, da presentare. Sì, eh? Sì. Riscuote molto successo questa. Vero? Sì, perché senti il sapore dell'arancia che sta all'interno. E più mangiamo anche le arance, una volta cotte con tutte le bucce, comunque rimangono un po' quel deliziosa. Senso di bravissima. Ok. Tipo candite, Don Domenico. E allora, siamo pronti per infornare, a che temperatura e per quanto tempo? Allora, 180 gradi, 35-40 minuti. 180 gradi, 35-40 minuti.
lasciamola tutta in mano a Don Domenico. Vai Don Domenico, inforniamo, perché siamo proprio agli sgoccioli della nostra puntata, ma come al solito vi regaliamo la ricetta dell'ultimo minuto. E facciamo che cosa, Vittoria? Una frittata al forno con funghi e mozzarella. Vi do subito gli ingredienti per farla velocissimamente insieme a noi. Per fare la frittata al forno con le bietole occorrono 6 uova, 4 cucchiai di grana grattugiato, 80 g di feta, 80 g di bietole crude, 100 g di piselli, sale e pepe. Allora, perfetto, la ricetta dell'ultimo minuto, facci vedere, allora, Vittoria. Perfetto, dobbiamo cominciare dalle uova, separiamo gli albumi dai torli. Ecco. Quindi questo, Don Domenico, molta attenzione anche voi assaggiatori, perché adesso va di gran moda fare le frittate al forno, quindi non si fanno più in padella. Carlo, non devi più spadellare e lanciare la frittata per aria, perché si fanno al forno, sono più leggere, vero, sì, Vittoria? Sì. Ci sono tanti modi di fare le frittate e soprattutto di presentarle, guardate quante idee che vi suggeriamo con le nostre ospiti. Okay, bene, perfetto. Ecco, allora, grazie, una mille. Volta separate i tuorli dagli albumi, allora, aggiungiamo ai tuorli che cosa? Allora, un pizzico di sale. Pizzico di sale. E lavoriamo con una frustina, se c'è. La frusta. Perfetto. E poi uniamo la feta, quindi 80 grammi di feta. Di feta. Poi il grana padano. Perfetto. Quindi abbiamo detto 4 cucchiai. E i piselli. E le bietole che Don Domenico ha tagliato a listarelle. Giusto? Tutto. Quindi uniamo tutto nella ciotola. Sì, sì. Ecco. E allora intanto possiamo ripassare anche i passaggi di tutte queste ottime ricette, Vittoria? Certo. Per i cubotti di cavolfiore, tagliate il cavolfiore a pezzetti e fatelo lessare nell'acqua bollente e salata. E lasciatelo rosolare in una padella con l'aglio e un goccio di olio. Aggiustate di sale e di pepe. Nel frattempo sbattete le uova in una terrina. Unite sale, pepe, grana grattugiato, mescolate bene e versate nel composto i cavolfiori già cotti. Mettete il composto di uova nella padella e fate cuocere la frittata da entrambi i lati. Toglietela dal fuoco e lasciatela intiepidire. Poi tagliatela a cubotti. Su ogni cubotto disponete una fetta di formaggio e infornate a 200 gradi per circa 10 minuti. Una volta sfornati, completate i cubotti con un pomodoro ciliegino infilato con uno stecchino. Per la torta rovesciata all'arancia, come prima cosa tagliate le arance a fettine sottili. Spremetene il succo con tutta la polpa. Poi lavorate in una ciotola le uova, lo yogurt, l'olio, il succo d'arancia. In un'altra ciotola mettete gli ingredienti secchi, la farina, lo zucchero, il lievito e il sale. Poi unite le due ciotole e continuate a lavorare fino ad ottenere un composto liscio e denso. Preparate il caramello. In un pentolino sciogliete il burro con lo zucchero e un goccio di acqua fino ad ottenere un caramello piuttosto chiaro. Versate il caramello in una tortiera foderata da carta forno. Livellatelo con l'aiuto di un cucchiaio. Disponetevi sopra le fette di arancia. Versate l'impasto della torta e infornate a 200 gradi per 10 minuti. Poi abbassate la fiamma a 180 e cuocete altri 30 minuti. Sfornate il dolce, capovolgetelo e lasciate la carta forno a contatto per 10 minuti. Poi toglietela con delicatezza. Per la frittata al forno, sbattete le uova in una ciotola con una forchetta. Aggiungete feta, grana, mescolate. Aggiungete anche i piselli secchi cotti, tagliate la bietola a listarelle. E poi, e quindi vi facciamo vedere come finisce questa ricetta ottima, ma prima vogliamo ascoltare insieme le parole del nostro Don Domenico. San Pio da Pietrelcina. Siate umili come le api, sii ubbidiente e umile, come una piccola ape di nido che ben presto diventerà una grande ape, abile a fabbricare il miele. Sappiamo quanto è complessa la vita nell'alveare e non tutte le api hanno la stessa funzione. Ci sono quelli esploratrici che fanno anche chilometri, ci sono quelli deputati a raccogliere il polline,
e ci sono le api che poi devono elaborare questo polline per diventare, ecco, miele. E quelle api che rimangono nell'alveare sembrano una vita nascosta, una vita umile, però è molto importante perché ci danno poi il miele. La stessa cosa ci dice, ecco, Padre Pio, che anche se noi viviamo una vita umile ma obbediente, possiamo diventare grandi. Quindi umili come le api, bellissimo questo paragone. E la nostra Vittoria è proprio laboriosa come le api, eh? Quindi finiamo questa frittata, sì, abbiamo aggiunto i piselli, cosa aggiungiamo? Le bietole, tagliate a pezzettini. E poi uniamo la chiara d'uovo montata a neve. Perfetto, aggiungiamo questi, mescoliamo un attimino per amalgamarli al composto, possiamo aggiungere anche gli albumi. Vai. Si mescola tutto e si mette in una pirofila della, sì, forma che volete, tonda, con la carta forno. Sì, ecco, vedi questo qua, rende la frittata morbidissima. Che bontà! A questo punto siamo pronti per versare nella teglia. Bene. Inforniamo a che temperatura e per quanto tempo? Allora, 180 gradi, 25 minuti. 180 gradi, 25 minuti. Don Domenico, dividiamoci i compiti. Ecco qui. Ok. Oppela. Infornate voi la frittata, perché io la voglio far vedere già pronta. Ecco qui, la nostra Vittoria ce l'ha portata, in questo caso, nella forma rotonda. E ricordate che cotta bene viene anche bella molto soffice, alta, sì, quindi tipo soufflé. E poi abbiamo qui i cubotti di cavolfiore, ma la ricetta più bella, la vogliamo far vedere, certo, Vittoria? Ecco qui, la torta di arance rovesciata. Guardate un po', quindi questa è la torta una volta tolta dal forno. Cosa facciamo? Mettiamo il piatto sopra. Quindi deve rimanere un 10 minuti con la carta forno per quanto, sì, tempo? Pochissimo. Pochissimo. Sì. Ecco. Quindi, ed ecco qui, guardate che risultato strepitoso. Vittoria, non possiamo fare altro che ringraziarti. Grazie di queste voi, ricette grazie, veramente originali che ci hai regalato. Grazie. Sei una mamma stupenda, grazie, una blogger veramente creativa, ricordiamo, grazie, come si chiama il tuo blog? Prennette pennette e un cubi di fantasia. E un cubi di fantasia che dovete mettere sempre in tutto quello che fate. Certo. Grazie Don Domenico, arrivederci ai nostri assaggiatori e salutiamo tutti voi. Alla prossima ricetta.